dalla sua nuova posizione di seduta. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, vorrei soffermarmi sull'articolo 28 della legge di bilancio, articolo che menziona l'introduzione e la creazione dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca. Questa agenzia richiede un impegno di spesa di circa 5 milioni di euro solo per il funzionamento della struttura, 5 milioni di euro. È un'agenzia che ha quale scopo quello di individuare i progetti di ricerca da finanziare. Sono organi dell'agenzia, leggo testualmente, il direttore, il comitato direttivo, il collegio dei revisori dei conti. Il direttore è scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il comitato direttivo è composto da 8 membri, scelti da 2 dal Ministro dell'Istruzione, Università, Ricerca, 1 dal Ministro per lo Sviluppo Economico, 1 dal Ministro della Salute, 1 dal Ministro per l'Innovazione Tecnologica, 1 dalla Conferenza, finalmente, dei Rettori, 1 dal Consiglio Universitario Nazionale e 1 dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca. È evidente che il Consiglio Direttivo è unicamente in mano alla politica. Una struttura che costa 5 milioni di euro. Pensate quante borse di studio potrebbero essere finanziate con quei 5 milioni di euro, quanti studenti potrebbero essere avviati alla ricerca. E invece utilizziamo 5 milioni di euro per alimentare una struttura di nomina politica, la quale deciderà, in violazione del principio di libertà della ricerca, così come sancito dalla Costituzione, deciderà quali progetti di ricerca finanziare. Nel testo, tra l'altro, si menziona, c'è un chiaro riferimento all'agenzia gemella già presente nel nostro ordinamento, che è l'ANVUR. Questa agenzia da costituire valuta l'impatto dell'attività di ricerca tenendo conto dei risultati forniti dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale della Valutazione Università della Ricerca. E chi davvero dedica il suo tempo all'università, chi passa le sue ore a ricevere studenti, a fare tutoraggio, a studiare, a pubblicare articoli, a insegnare, sa bene cosa abbia significato l'ANVUR per l'università italiana. È stato definito l'ANVUR il più mostruoso tradimento della ricerca scientifica che sia mai stata realizzata in Italia. Un soggetto, l'ANVUR, il cui unico scopo è la produzione di regole burocratiche che servono, e questo è stato fortemente voluto dai governi della 17ª legislatura, che serve alla produzione di un sistema di competizione tra atenei sulla base di una serie di indicatori che culminano nell'applicazione di algoritmi. E tutto questo serve a decidere quali sono i dipartimenti di eccellenza in nome di una competizione che costituisce la pallida copia di ciò che potrebbe accadere in un mercato, ma mercato non è, perché la ricerca, lo studio sono beni pubblici in via principale. Ebbene, tutto questo ha portato un danno, a tutti gli Atenei, dal nord al sud, e al sud in particolare, perché questo sistema ha drenato risorse. Bene, uno degli obiettivi era il ridimensionamento dell'ANVUR, e in questo ho trovato anche nella Lega una forte sensibilità. Non solo l'ANVUR viene menzionata, rafforzata, ma creiamo una seconda agenzia. Burocrazia su burocrazia. Stiamo distruggendo, in nome di interessi di cui non conosco l'entità, stiamo distruggendo il futuro dello studio. Guardate che l'università è il motore di questo paese. Si doveva dar vita ad un comitato, come avevo proposto, a cui affidare il compito di raccogliere ulteriori fondi, non già di gestire i fondi pubblici, ulteriori fondi al fine di favorire il trasferimento tecnologico nel rispetto dell'omogeneità del paese. A quanto mi consta,
Il testo che io ho menzionato poc'anzi è ancora fortemente voluto da questo governo. Siete ancora in tempo a fermarvi. I professori universitari e gli studenti vi saranno grati. Grazie. Grazie.